Il metodo autobiografico creativo è un valido insieme di strumenti che risulta essere molto efficace in tutti i campi di applicazione che riguardano l'intelligenza emotiva. I vari gradini creativi che strutturano un intervento, un'attività secondo il metodo autobiografico creativo portano allo sviluppo di quella che può essere considerata la sua competenza principale, che è quella dell'indagine di se stessi, quindi del dialogo interiore, del dialogo con se stessi, e di conseguenza a una migliore e maggiore qualità del rapporto che abbiamo con gli altri in termini di empatia. L'aspetto che più mi ha colpito di questo corso, di queste video lezioni, è stata la pragmaticità che è emersa del concetto di empatia e anche del potenziale che hanno in questo senso, in questa direzione, tutte le attività che sono state proposte per lavorare appunto con l'intelligenza emotiva, sull'intelligenza emotiva. Tutte le attività, quelle più prettamente artistiche, plastiche o insomma comunque artistiche, definiamole generalmente così, che quelle invece di scrittura che sono più riflessive e richiedono anche un dispendio di energie maggiore. È sorprendente infatti come si possa instaurare in questi laboratori un profondo dialogo con se stessi che però riduce a zero i condizionamenti esterni. Infatti, tanti sono gli elementi che chiamano in causa il nostro inconscio, sia nei laboratori, non so come quello sulla ricerca appunto delle immagini da utilizzarsi nel contesto, diciamo, delle sagome. Che non, cioè che gli altri, quelli invece che riguardano la composizione scritta rispetto al proprio nome, oppure la fiaba, tutte, diciamo, le attività legate alla fiaba. Ho trovato tutte queste attività molto, molto ricche e molto originali. Nel senso che appunto davvero mostrano quanto possa essere tangibile, si possa toccare con mano e quindi comprendere meglio il concetto di empatia. Non so, mi viene in mente adesso il fatto di calarsi nei panni di un altro stendendosi effettivamente sulla sua sagoma sulla quale si è precedentemente fatto un lavoro di dialogo con se stessi e poi di dialogo con gli altri rispetto alla percezione che gli altri hanno di noi, la percezione che abbiamo noi dell'esterno, di tutto ciò che riguarda l'esterno del confine della nostra sagoma e poi anche appunto del rapporto con gli altri. Un contesto applicativo in cui penso che possa avere una buona riuscita un metodo del genere è sicuramente di tipo gruppale. Non mi riferisco solamente a dei progetti in campo di team building, ma anche a gruppi scolastici. E le tematiche in questo senso potrebbero essere legate al bullismo e quindi a un discorso che riguarda fortemente il concetto di autostima, di percezione che gli altri hanno di noi, di percezione che noi abbiamo di noi stessi e di comprensione delle emozioni dell'altro. Quindi diciamo dei lavori incentrati sulla comprensione e l'accettazione del diverso.